Bentornati su Pokémon Super Mystery Dungeon! Nello scorso episodio siamo arrivati nella Terra del Vento, per essere più precisi, ad Eolia. E in questo episodio andremo nella Foresta Arcana, perché a quanto pare è lì che si cela la Belva del Fuoco, colei che trasforma i Pokémon in pietra. Quindi, partiamo subito! Foresta Arcana, piano 1. Dunque, una cosa molto rapida è che al 90% cambierò, di poco ovviamente, il modo con cui registro l'audio. Non dovrebbe essere troppo marcato il cambiamento, tra virgolette, ma ve lo volevo dire, insomma. Abbiamo perso un Litos, magari era un Tempra, dannazione, mi sarebbe servito. E basta. Comunque, ricordo che nello scorso episodio abbiamo perso praticamente tutti quanti i nostri Revital Seme Mini. Quindi potrei avere un bel po' di problemi. Perché non ce li ho, appunto. Ora, una cosa molto veloce. Arken è nel team? Ok, perfetto. Quindi possiamo fare mosse combinate. Allora, vediamo un po'. Pirolancio, ovviamente. Palmo forza. E attacco d'ala, vai. Sincronia! Ok. Allora, parasonno, diamola a Riolu, tanto per sicurezza, ma non dovrebbe servire troppo. Ora, dovrei aver ritirato, off camera ovviamente, dal salvatesori, una proteina. Eccola qui. La berrò io, mi sa. Per la semplice ragione che voglio che, anche se di poco, Morso abbia leggermente più forza. C'è un Tangrowth lì? Dannazione. Vabbè, che tanto mi fa poco, quindi Pirolancio. 42. E Bracere. Un attacco d'ala, bravissimo, bravissimo Arken. Allora, non volete mica andare a prendere quello strumento? Che strumento è almeno? È una mela, potrebbe essere abbastanza utile, dai. Non mi voglio lamentare troppo. Ok, andiamo verso le scale perché non so neanche se c'è un boss qui, quindi ho un po' di paura. Ah, bene, Revita Seme Mini. Ho portato anche un semifuoco, tanto per sicurezza, magari non abbiamo mosse super efficaci contro il boss, se c'è un boss, ripeto. Quindi, la sicurezza non è mai troppa. Mattin... Oh mio Dio, questo coso recupera punti vita, deve morire subito. Attacco rapido. Foglia magica, non importa. Crunch. Baccarancia, può servire più in là. Allora, dove sono queste maledette scale? Sono qui? No. E ovviamente sono nell'unico posto in cui non abbiamo ancora cercato. Ossia, non lì, ma... Oddio, no, devo prendere per forza questo Litos. Super efficacia, questo serve davvero tanto a me. Perché da quello che vedo con i Tangrowth qui vicino, non mi addor... E ci ha addormentati. Bene. Ora aspettiamo il risveglio perché... 3 anni per risvegliarsi. Assorbimento ancora. Ora morirò e dovrò sprecare un... Ah no, è vero. Posso usare baccarance anche se sono addormentato, stranamente. Ma... O meglio, casualmente. Sì, lo so, lo so. Posso? Grazie. Combinazione. Non mi fai fare combinazione? Affetto da problema di stato. Dannazione. Va bene. Pirolancio, vai. Boom! E attacco d'ala di Arken. Non serve. Allora, le scale sono qui per... Oh, Litos, Litos! Dicevo, sono qui per caso, sì, eccole qui. Allora, c'è un Pokémon che non voglio sconfiggere perché voglio andare avanti, dannazione. Foresta Arcana, piano 2. E basta. Dico subito che per impostazioni audio, o meglio, per cambio di settaggio delle modifiche audio, non so cosa ho detto prima, non intendo cose drastiche. L'ho già detto se non sbaglio, però... Ah, dannazione. L'ho già detto, pazienza, non lo ripeto. Cosa mi hai bloccato? Niente, io uso Morso, così almeno magari forse lo faccio tentennare, non importa. Riolu sale al 17 e aumenta un bel po' l'attacco, quindi buon per lei. Allora, scale, oh mio Dio quanti strumenti, Ninnananna, questo lo diamo a Riolu. Tanti Litos più che altro. Qui ce n'è un altro, è un paraveleno, diamolo a... può servire magari ad Arken? Ok, ah, tutti... dannazione. Pazienza, prendiamo la polvere di Litos. Che comunque mi ha dato un Litos, bene. Pirolancio. Bracere. Rafforzatore, va bene. Io uso un'altra volta bracere, tanto. E basta, ora cambiamo di posto. È un super protezione, lo darò a qualcuno, dopo. Prendiamo queste polveri e poi andiamo avanti. Scusate se lo faccio, però ho tanta voglia di avere Litos potenti, perché ho paura di un boss, sapete com'è. Cambiamo di posto, bene. Sapete una cosa? No, Arken poi è di mezzo. Non posso fare niente. Volevo usare un teleramo, però poi avrei teletrasportato anche Arken e francamente non mi andava. Veleno gas.
Non ho dato. No, vero. L'ho dato a qualcun altro il paravelino. Dannazione. Pazienza, siamo vicino alle scale, quindi non ho problemi. Combinazione. Pum puncia. Ha tanta difesa speciale, Grimer. O meglio, Grimer. Non dovrei usare. Ah, non posso lottare? Ok, aspettiamo. Oi? Mi fai fare una mossa? Ok, posso solo muovermi, non posso fare mosse normali. È una cosa stupida, in effetti, però che ci posso fare? Non ho più. Ok, perfetto, vai. E brucia. Ah, e ho già finito i punti potenza. Facciamo una cosa, Riolu, avvicinati perché sennò qua non ce la facciamo. Ok. Che cosa è? È un super efficacia sempre, quindi lo metto stavolta a qualcun altro, non lo so. Dove sono? Ok, super protezione, diamolo a me stesso. E il super efficacia lo diamo a Riolu, dai. Potrebbe essere utile, potrebbe, non. Ma potrebbe. Ho sbagliato, non dovevo usare braciere. Ninananna, perfetto. E brucia. Un attimo, Riolu a Ninananna, quando gliel'ho dato adesso? Mi sa di sì. Oh mio Dio, spero che mi abbiano abbassato l'attacco speciale perché altrimenti davvero faccio pochissimi danni, faccio 15. Comunque vai Arken, dovresti riuscirci anche da solo. O da sola? Dovrebbe essere un maschio, quindi. Super potenza X, finalmente. Ce la fai, vero Arken? Perfetto. Ora, vediamo se riesco a fare leggermente più danno dopo questo piano, perché altrimenti ho paura per me. Ok, no, posso anche non spingere Arken. Super potenza Y, perfetto. Qualcuno mi ha detto nei commenti, ed è vero, che super potenza X e super potenza Y entrambi aumentano la potenza, ma aumentano anche la precisione se messi insieme. Quindi, esatto. Adesso posso fare anche più robe. Ramo guida? Oh, ne abbiamo tre extra. Potrei usarli, dai, usiamolo, dai. Vum. Oh, le scale sono lì. E c'è anche un Litos. E Riolu ha incontrato un nemico, a quanto pare. Aromatis? Quanto facciamo con braciere adesso? Oh, 22 al posto di 15. Già meglio di prima, ma. Oh, è davvero poco il danno che facciamo. No, non posso, devo per forza avvicinarmi. E brucia! Con un brutto colpo. Ecco, ho imparato una cosa. Quando c'è lo zoom. Vuol dire che c'è un brutto colpo, ok? Quindi se la telecamera zoom, vuol dire che c'è un brutto colpo, appunto. Svegliatemi, che sennò crepo. Ok. Ce la fate? Grandissimi. Allora, scale. C'è un Litos? No, vero? Però ci sono soldi. E il Litos c'è, ma è rotto, a quanto pare. Tanti polveri di Litos. Che cosa è? Dov'è terreno? Suolo, c'è un effetti aggiuntivi. Questo lo diamo subito a me perché posso scottare persone. Calmamente. Perché difensori speciali in questo dungeon? Perché? Pazienza, piano 4. Appena riesco a girarmi. Perché uso il D-pad? Dovrei usare il C-pad, quello a cerchio. Non lo so, mi trovo meglio con il. Beh, quell'altro. Oh, bene, ignora tipo. Questo mi serve. E adesso gli altri Litos li diamo direttamente a Riolu e coso. A meno che non c'è Tempra, no, questo lo voglio, non lo posso avere. Questo lo diamo a Riolu, perché almeno così paralizza con. Come si chiama? Pom. Palmo forza, ecco. Ah, ecco perché faccio poco di danno. Ci sono Pokémon che usano amnesia qui. Appunto. Ora ha senso. Morso quanto fa? 33. Molto meglio. Allora, andiamo avanti. Se c'è un boss, ricordiamoci, ecco, che. Oh mio Dio, Litos, 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 no! Ok, Ninnananna lo diamo. Non possiamo darla a Riolu, diamola a lui. Ricordiamoci che se c'è un posto di riposo c'è un boss, sicuramente. Quindi stiamo attenti e cerchiamo di non incontrare Pokémon troppo potenti. Forse ho portato pochi strumenti per recuperare i punti potenza. La cosa mi dà fastidio! Non posso? Va bene, pazienza, facciamo morso. Palmo forza. Attacco d'ala. Sincronia. Viu. Perché vorrei evitare di consumare un. Va bene. Ho già l'intro. Oh mio Dio. Il portastrumenti pieno. Dicevo, vorrei evitare di usare Baccarance perché potrebbero essermi utili. Beh, più in là. Se non c'è un boss, intendo. Che diamine c'è? Oh, c'è il sole. Bene. Queste condizioni atmosferiche impediscono lo stato di congelamento. Però potenzi le mie mosse, grazie tantissimo. E non posso usare mosse perché non ho punti potenza. Ok, almeno ho un qualcosa che può aiutarmi. Ho tanti elisir, perché non li uso? Non lo so. Foglia magica! Brucia!
con 60 punti. Grazie infinite per questo giorno di sole. Forse, forse, non è sicuro. Ok, recupero punti potenza. Meglio, punti vita, meglio. Quindi vuol dire che se riesco a trovare la MT di giorno di sole, la insegnerò a me stesso. Perché a quanto pare potenzia di tanto le mostre di tipo fuoco. Quindi, ehi, chi si lamenta? Morso! Stavolta non mi faccio fregare più perché sei un attaccante, o meglio, difensore speciale, quindi. Luccichio, bacca arancia. Spostati un attimo, Riolu, voglio fare una piccola cosa con un bellissimo Teleramo. Teleramo, ciao ciao, chiunque tu sia, Gulpin. E andiamo avanti, allora. Ecco, non so perché, ma vedete, riesco ad andare avanti nei dungeon principali normalmente, ma quando faccio missioni extra. O meglio, sì, quando faccio le missioni non principali ci metto i secoli. Penso sia una cosa normale. Comunque, ho scoperto un'altra cosa. Non fate. Un attimo, chi è che ha pochi punti di potenza? Tu! Non fate combinazioni con mosse. Posso colpire? Non posso colpire da qua. Vai, cambia posto. Dicevo, non fate sincronie con mosse che non colpiscono dietro gli angoli se. Siete in un corridoio, ok? Perché altrimenti non riuscirete a farcela. Brucia Exeggutor. Ho detto brucia Exeggutor. Bene. C'è un Tangrowth lì. Ignoriamolo, lasciamolo in pace. Non voglio rompergli troppo le scatole. Elisir Max. No, che lancia! Ah, dannazione. Bevi. Un attimo. Scambiamolo per un. Ho tante mele. Ok, facciamo una cosa. Mangiamola la mela, così almeno pancia quasi piena. Polvere di Litos. Bene, bravissimo Arken. Se mi sposto qui giù, ok. E intanto saliamo anche al 19. E impariamo la mossa, bene. Che mossa è? Viso truce. Diminuisce per un po' la velocità del bersaglio. Mi spiace, ma non mi serve. Ci sono poche mosse di stato che voglio insegnare ai miei Pokémon. Se le imparano. Ad esempio, Giorno di Sole, l'ho detto prima. E basta. Questo, questo. Oh, perfetto. Subito scambia con un'altra mela. Ora possiamo andare avanti. Polvere di Litos. Niente. Qui. Confondiramo. I confondirami servono poco, almeno per me. E ovviamente le scale sono al centro dove non ho controllato, ma quella è una cosa standard. Piano 6. Sapete, è molto strano perché. Grazie. Che Litos è? Super protezione. Diamolo subito ad Arken, tanto per sicurezza. E dai. Grazie del sole. Brucia, mio caro. Ho detto brucia, mio caro. Oh, no! Oh, che pizza. Clorofilla? Oh mio Dio! Riolu, per favore, devastali perché altrimenti siamo 3 anni qui e non possiamo fare davvero nulla. Ok. Brucio adesso Tangrowth. Con 19 gli abbiamo fatto. Dannazione, pochissimo. Ora, i prossimi Litos, se non servono, penso di sostituirli o di usarli per aumentarmi le statistiche perché. Brucia. Oh, stavolta faccio danno, eh? E adesso con amnesia faccio 0, in pratica. 17, morso, ciao. Ok, no, siamo abbastanza potenti da fare quasi qualunque cosa. Sospetto che siano le superpotenze che ci hanno aiutato davvero di tanto. Pirolancio, 77 con un brutto colpo? Bene, ora morirai appena riuscirò ad usarti un altro pirolancio. E magari un altro braciere perché prima ti sei curato. Grazie, Arken. Prego, non c'è di che. Qua sopra, destra. Finito il sole. Oh, quindi il tempo non è infinito. Fermi, Litos. Paraveleno, usiamolo. Cosa fa? Aumenta i PS massimi. Quindi i verdi aumentano i PS massimi, suppongo, vero? Beh, sempre meglio averli che non averli. Arken, bravo, uso attacco d'ala. Nel frattempo io vado a prendere strumenti. Dovresti riuscire a farcela da solo. Sei un dannatissimo membro del GIP. Scambiamolo per. Abbiamo poche mele, abbiamo troppe baccarance, quindi ignoriamola. Ok, scale. Piano 7. Vediamo un po'. C'è uno Scantank con lanciafiamme. Fortuna che mi fa poco, tra virgolette. Pirolancio. E combinazione. Bim. Ciao. Ancora non va KO? Va bene, ora sì però. Vero? Perfetto, che cosa è? Asso nella manica aumenta la probabilità di evitare gli attacchi. Vabbè, sui cavoli, usiamola su di me. Ed è una velocità aumentata. Quindi forse Viola aumenta la velocità. Anche se
come ho già detto, beh, più volte, credo che non sia il colore del litos che aumenta una statistica, ma il tipo di litos che aumenta quella statistica. Ora, non lo so, quindi non posso dirlo con certezza, però possiamo controllarlo più in là. Tipo, se trovo un altro litos verde, vediamo se non è paraveleno, se aumenta altre statistiche. Allora, vuoto, non possiamo fare niente qui. Ho finito già i punti potenza, dannazione. Però se c'è un fiocca vendetta, a volte riduce uno. No, questo usiamolo. Vediamo cosa aumenta. La difesa speciale, blu difesa speciale. Cerchiamo di ricordarlo per vedere se la teoria è giusta. Elisir Max, questo lo beviamo subito. Avrei dovuto scambiarlo con un elisir normale, però. Pazienza. Vai. Brucia. Di poco, ma. Brucia ancora. Ma no, non di poco, affatto di poco. Bene. Abbiamo fatto un sacco di. Perfetto. Riolus è potente. E il brutto colpo. Quanto abbiamo tolto? Non l'ho visto. Litos, che Litos è? Ninna Nanna, questo lo diamo a. Qualcuno lo diamo sicuramente. Lo diamo a. Sì, sostituiamo il parasonno. Così almeno facciamo forse più roba. Combinazione. Fusion. Sincronia. Una teca, questa la voglio subito. Ok, ma fammela scambiare almeno. Scambia con. Baccarancia, ne abbiamo troppe. Questo un Elisir Max lo beve Riolu invece. Perché? Perché voglio sprecare Elisir Max, dannazione. Ciao ciao. Non dovrei usare tutte queste sincronie in effetti, ma sono troppo utili. Shottano i Pokémon. Vediamo qui. Ci sono le scale. Eccole le. Ora, se c'è un boss, è metà dungeon questo, giusto? Ok, non sembra esserci un boss, a meno che i piani non sono 16. Che sei un Tangrowth. Oh, grazie del sole. Brucia. Brutto colpo super efficace. Morso e vai giù. Non va giù, ora va giù. Bene. Allora, c'è un Cherrim, vero? Perché chi mette giorno di sole se non Cherrim? Oh mio Dio, con questo mattin d'oro. Oh no, il telefono, torno subito! Novantotto volte su 100 stacco il telefono prima di registrare e. Ah, lasciamo perdere. Comunque, andiamo avanti nel dungeon. Che stavo dicendo? Sì, chi se non Cherrim a mettere. Beh, il sole. Dovrei cambiare un attimo la combinazione. Mettiamo braciere. E. Morso. E attacco. No, 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 non deve essere attacco d'ala. Non deve essere attacco d'ala. Ripeto, non usate mosse che non superano gli angoli. Funziona attacco rapido. Un attimo, adesso controlliamo, Doppio attacco rapido, tanto per controllare. Supera i bordi? No, non li supera. Bene. Ira di Drago, ora che abbiamo mosse più potenti, devo togliere Ira di Drago, sicuramente. Inoltre il sole non sembra fastidioso quanto lo era in Portale sull'Infinito, perché non so se lo sapete. Ok, questo è un paraconfusione. Se aumenta i PS, aumenta i PS, quindi sì, è legato al colore, almeno sembra. No, la fame trappola! Sì, non mi ricordo che stavo dicendo, ma ok. Ah, dannazione, devo tenermi. Quante trappole? Ok, adesso andiamo per favore. Grazie. Piano 9 della foresta arcana. Comunque, parlando della lore della foresta arcana, qui dovrebbe esserci Celebi, da quello che abbiamo capito nello scorso episodio. Attacco rapido, adesso lo usi, Non mi avvelenare. Combinazione. Perché ho usato la stessa combinazione di prima? No, doppio attacco rapido. Vabbè, almeno funziona. Ok, 4 spazi dovrebbero essere qui e brucia. Con un brutto colpo, super efficace, mandalo KO, hoppi, pessimo avanti, yeah! Oh, accomodati pure! Allora, vediamo un po', cosa hai da offrirmi? Uno scanner sfera, non mi serve. Un teleramo, non mi serve. Un transfer cerchio, non mi serve. Ok, ciao Keklion, sei completamente inutile. Però forse posso lasciarti qualcosa che non mi serve a me. Posso lasciarti questa incantevo sfera, posa. E andiamo. Posso offrirti 10? Non importa, era tanto per toglierla dall'inventario. Allora, devo usare il C. Come lo chiamate voi? C-Stick o C-Pad? Io lo chiamo C-Pad, perché non è uno stick. Pirolancio. Il brutto colpo. Confundus che lo becca Riolu. Perché, Riolu, tra tutte le mosse che puoi prenderti d'attacco, ti prendi le mosse super efficaci? Forse è per quello. Brucia? Ok. Fortuna che avevo.
Superpotenza X e Y, eh? Ah, immaginate il superpotenza Z. No, ovviamente non c'è, almeno non credo. Allora, oh, l'ho appena venduta. La userò quando ci saranno altri Pokémon, troppi Pokémon. Un turno, usa pure Amnesia, tanto adesso usa una mossa in combinazione fisica. Facciamo doppio morso, perché... E attacco d'ala. Fusion! Sincronia! Boom! Le mosse in sincronia sembrano essere troppo utili, però. Forse dovrebbero, dovrebbero averle nerfato un po'. Tipo, al posto di consumare fame, consumare due punti potenza. O qualcosa del genere, perché ricordate le mosse combinate in squadra rossa-blu e esploratori di cielo, tempo, oscurità? Quelle anche non erano cattive. Oh, scanner, ne abbiamo nell'inventario? Ok. Ora, se lo posso dare a me, lo vorrei. Al posto di super protezione, sì, dai. Perfetto, si prosegue. Fine. Abbiamo camminato parecchio. Ah, c'è qualcosa laggiù. È vero, andiamo a dare un'occhiata. Guardate! Ma questo... è un Pokémon. È quello che abbiamo visto precipitare poco fa. Arcanine è un Pokémon. Ma non si muove, sembra una statua. È proprio come dicevano. È diventato di pietra? Sembra proprio così. Ma chi è? Non l'ho mai visto. È Latios. Un Pokémon leggendario. Davvero? Un Pokémon leggendario? Sì, anch'io è la prima volta che lo vedo. Però prima ne abbiamo visti passare due. Andiamo a cercare l'altro. Sì, andate. Latios è stato trasformato in pietra. Ma perché? E poi come mai è venuto fin qui? È lontanissimo dalla terra in cui vive. Stava fuggendo? Ma da chi? Mentre fuggiva, qualcuno l'ha colpito e trasformato in pietra. Ma chi può essere stato? Come avrà fatto? Ah, non ci capisco niente. Se Redene fosse qui potrei mettermi in contatto con gli altri e chiedere anche a loro. È vero che il capo mi aveva chiesto di indagare su incidenti di questo tipo. Ma non credevo che mi sarei imbattuto in un caso simile proprio qui. Però qui da solo non posso... Ah, un momento! Cosa ho fatto? Ho mandato avanti i bambini da soli. Dove ho la testa? È pericoloso! Ah, Tonks, guarda! Ecco l'altro Pokémon, anche lui è diventato di pietra. Quello di prima, Arcanine ha detto che era Latios, giusto? Questo gli assomiglia tantissimo. Saranno fratelli? Ehi, voi due, che ci fate qui? Chi è? È spuntato dalle fiamme? Che sia la belva del fuoco? Mocciosi, che cosa state cercando? Siamo venuti a vedere... Siete venuti a vedere cosa? Questo Pokémon trasformato in pietra? Un momento, non siete stati mica voi! Ah, perché ti arrabbi con noi? Io sono Entei, signore del vulcano, uno dei Pokémon del trio leggendario dei cani. E vi ridurrò in cenere. Eh? È giunta la vostra ora. Tonks, non abbiamo scelta, dobbiamo lottare. Fermi! Arcanine! Tonks, Riolu, state indietro. Entei non è un avversario alla vostra portata. E tu chi sei? Sono Arcanine. Sono un membro del GIP. Cosa? Il gruppo investigativo? Ma certo, sentirò parlare di te. Arcanine, quello che ha le ali, ma non sa volare. E quei due anche, quindi... Me ne vado. Qui Celebi non c'è. Non ho altro da fare. Aspetta, Entei. Per questa volta vi risparmio, ma cercate di non capitarmi più fra i piedi. Se mi ostacolerete, ve la farò pagare cara. È sparito. Arcanine, tutto bene? Tranquilli, sono solo un po' scombussolato. Ho un calo di tensione, non riesco più a reggermi in piedi. Ridicolo, eh? Ma cosa dici? Sei stato fantastico. Ci hai protetto, grazie. E così si è conclusa la nostra indagine di quel giorno. Siamo tornati a Eolia e abbiamo raccontato a tutti cosa avevamo visto nella foresta arcana. Poi Lapras ci ha riportati a casa. Siamo arrivati a Brusilia molto tardi ed eravamo stanchissimi. Non abbiamo nemmeno avuto la forza di mangiare e siamo subito andati a dormire. Certo che no.
Abbiamo mangiato fino a scoppiare. Poi siamo andati a dormire soddisfatti. Questa faccenda è piena di misteri. Entei, Pokémon di pietra. Non mi ci raccapezzo. Ma ora non ho nemmeno la forza di pensare. Ah, un'altra cosa prima di dormire. Arcanine è stato mitico. Ci ha salvato la vita. I Pokémon del Jeep sono tutti molto simpatici e gentili. Ma anche incredibilmente forti e coraggiosi. Le missioni con il Jeep stanno diventando molto interessanti. Non vedo l'ora che sia domani. Buonanotte. E questo è tutto. Mi dispiace. Avrei dovuto cercare di fermare Entei. Ma in realtà avevo gran paura ed ero contento che se ne andasse. Ero paralizzato. Non riuscivo neppure a muovermi. Mese normale, Arcanine. Hai fatto tutto quello che potevi. Stiamo parlando di Entei, uno dei Pokémon del trio leggendario, dei cani. Sfido chiunque a mantenere la calma davanti a un Pokémon del genere. Se fossi stato al tuo posto, solo a pensarci, mi vengono i brividi. Capo? Capo? Capo, che ti prende? Niente, niente. Solo che... Solo che? Mi è venuta fame! Capo, dove vai? Dobbiamo decidere cosa fare. Siamo alle solite. È il suo modo di riflettere sul da farsi. Intanto noi torniamo alle missioni di tutti i giorni, ok? Bene, sono d'accordo. Io continuerò a studiare le stelle. Oh, très bien. Adesso va meglio. Gnam gnam, quando mi innervosisco, mi viene una gran fame, gnam gnam. C'è di mezzo anche Entei. È una faccenda complicata, gnam gnam gnam. Direi che è ora di fare un bello spuntino notturno. ma c'è qualcuno? Ah, la mia scorta segreta. Ci ho messo dei giorni a metterla da parte di nascosto. Ah, ciao, Swirlix. Queste mele perfette sono fantastiche. Gnam gnam. Oh, tra l'altro... Stavo pensando a una cosa, per Entei. Gnam gnam, dobbiamo parlarne, gnam gnam. Ah, stai mangiando tutto! No! Dicevo, se c'è di mezzo Entei, gnam gnam. Ah! Prima o poi dovremo affrontarli, gnam gnam. Il mattino dopo? Très bien, mes amis, tutti al lavoro! Sì! Ok, Geoglobo aggiornato, connettiti al Geoglobo, ok, connettiamoci. Una cosa molto veloce da dire è che probabilmente molti dei test delle cutscene di 2 secondi fa li ho rinarrati perché mi sono usciti male in live. L'ho detto tanto per dirlo. Ok, detto questo andiamo a controllare il Geoglobo perché lo possiamo controllare. E... Nuovo rango! È vero, dovevo fare questo. Hai raggiunto il rango Jeep normale. Quindi mi dai un cerchio d'oro, 2 medaglie Haurucha, un salvadati. E non è finita qui. Anche dei jukebox. Oh, perfetto, queste sono le musiche del gioco. Dungeon Infinito 1, 2, 3, Roulette V e contro le leggende. Questi sono di portali sull'infinito. Punti necessari al prossimo rango, 440. Hai tolto la sfera dal Geoglobo, ovviamente. E ora? Quante connessioni! Connessi! Siamo uniti a Gabite, Togo, tochissimo. E anche ad altri, suppongo. No? Solo a questi? Bene. Quindi l'intersfera ci aiuta a connetterci ad altre persone? Credo. Comunque, prima di continuare le nostre missioni, devo controllare se possiamo imparare delle abilità nascoste con Haurucha. Allora, le medaglie sono nel qua, giusto? Ritira... Non ho abbastanza spazio, ovviamente, ma eccole qui. Ah no, ne ho proprio uno spazio, come diamine? Pietrifica ramo, perfetto. E qui c'è un Donphan. A casa ci arrabbieranno se faccio tardi, ok. Devo sbrigarmi. Allora, qui c'è un altro Pokémon nuovo, quindi andiamo a controllare. Oh, Flozel, o meglio, come l'ho chiamato io? Waterloo, ciao. Vado fiero del mio salvagente, anche perché non so se riuscirei a nuotare. Bene. Un attimo. Ok. Andiamo da un attimo qui, da Kangaskhan, e vediamo se c'è qualcuno di nuovo. C'è... forse uno, due?
No, uno solo. Soak! KO in un solo colpo, è il mio obiettivo. E invece tu? Grazie per aver consegnato la lettera e... Cosa ha detto Cincino? Ah, sembrava contento? Aspetta, Rampardos è femmina? Oppure abbiamo la prima storia... lasciamo perdere. Comunque... che devo fare? Devo controllare una cosa, devo... Aulucia, dov'è Aulucia? Aulucia? What? Cambia abilità di... Ecco, sì, Riolo può farlo. Da fuoco dentro... Che diventa? Cuor deciso? No, ok, quindi nessuna mossa... O meglio, non si possono avere le abilità nascoste, ma si possono cambiare le abilità. Io non la posso cambiare? In che senso non la posso cambiare? È già la migliore... Ah, è vero, giusto. Charmander ha come abilità nascosta Solar Potere, non abilità secondaria. Ok, pazienza. Ora, facciamo un attimo un rapido assortimento di tutto. Rapido assortimento, devo aprire il coso di tutto. Cosa diamine è il... Un attimo. Abbiamo ottenuto anche un cerchio d'oro, tipo? Ritira... Cerchio d'oro, eccolo qua. Può essere venduto a un buon prezzo. Ok, ritiriamolo e vendiamolo a Keklion. In questo momento farò solamente management di qualcosa e poi compro un pass. Togo, posso andare nelle varie regioni comprando i pass. Beh, interessante come cosa. Allora, vendiamo un attimo uno strumento, ossia quello che dobbiamo vendere, questo. 500, così poco? Le gala d'oro si vendevano molto di più, ma ok. Compriamo qualche strumento, mi serve niente. Ok, allora, abbiamo affrontato il dungeon. Vediamo se ci sarà qualche missione breve, perché se c'è faccio quella direttamente, abbiamo fatto. Allora, vediamo un po'. Abbiamo un bel po' di missioni. Piano 2, piano... Soccorso di Lanturn? Seal non torna. Terra della nebbia. No, ci serve un pass però. E poi difficoltà 4. Ecco. Ecco. Facciamo questa e abbiamo praticamente già finito. E tanto per velocizzare, per fare in fretta una missione per... Beh, non stare 30 anni dopo una missione principale a fare robe. Ok. Montagne nuove. Si parte. Con chi parto? Beh, ovviamente con chi è ispirato oggi. Scegliamo i membri. Al posto di Salamence, che non c'è ovviamente. Nessuno è ispirato oggi. Allora portiamoci Emolga. E partenza! Ripeto per chi non avesse visto lo scorso video, ma se ci saranno dungeon, o meglio, missioni secondarie con più di 5 piani, aia la fangosberla, con più di 5 piani comincerò a tagliarle perché sennò ci metto i secoli. E riesco a morderlo? E magari a sconfiggerlo? Molga, grazie. Ok, allora andiamo a... Oi? Riolu? Grazie, andiamo, dicevo. Dobbiamo solamente fare un piano, neanche è troppo complesso, però bisogna farlo. Qui che c'è? Super protezione, diamola a me stesso tanto per questo turno, ma... Ovviamente la evita. Pirolancio, che lo manca. Elettrococcola, a dannazione. Quanto odio quando succede una cosa del genere. Dov'è? Elettrococcola, vai. Non riusciamo a colpirlo, perché? Perché diamine ho stato minimizzato sto coso. Allora. Colpisci con tono shock. Un attimo, onda shock colpisce sempre, vero? Mi sa di sì. Vediamo se ho ragione. Dov'è? Onda shock. Aha, questa fa male però, eh. Ho usato onda shock per sbaglio, ok. Super efficacia la diamo a me. No, a me, ossia a Emolga. E qui c'è una lumisfera, questa serve. Qui c'è un curacerchio e qui c'è una lentosfera. Facciamo una combinazione, tanto per... Un attimo doppio team per sicurezza. E ora? Andiamo con pirolancio più palmo forza più... tuono shock è più forte? Non ne ho idea, usiamo tuono shock. Combinazione! Ok, abbiamo paralizzato e anche sconfitto. Bene, quindi neanche il problema. Allora, dove sono le scale? Ripeto, un piano solo lo posso fare anche senza tagliare, no? Allora, sono qui le scale? Non sono qui le scale. Allora, sono... Che pizze. Facciamo una cosa molto veloce? Non importa se colpisce o meno. Vai.
Ecco, una cosa importante della sincronia, che per questo è OP, potete usare mosse anche non super efficaci, anzi, anche mosse di tipo elettro su Pokémon di tipo terra con il massimo del danno, appunto, ignorando la non molto efficacia o la... Vabbè, l'avete capito, no? Ok, cerchiamo chi era da aiutare. Why not? Non era Why not. Era... no, Whimsicott. Oh, è troppo lontano. Come diamine farò a raggiungere questo Whimsicott? Fine missione. No, non voglio parlare con Riolu. Ok, adesso fine missione. Ottimo lavoro! Adoro lasciarmi trasportare dei vortici d'aria. Se mi perdo di nuovo posso chiamarti? Ovvio, però... diventerai anche un mio compagno? Ovviamente sì. Connessi. Connessi anche ad altri, bene. Anche Aspone Umbreon. Bello, bellissimo. Ok, siamo connessi anche a Flareon. Quindi abbiamo praticamente... abbiamo già Vaporeon, Jolteon e... oi. No! Dovevo uscire! Ora devo trovare scale, dannazione. Sì, comunque questo succede se non uscite in tempo. In Portale sull'Infinito vi faceva uscire dopo le scale. Quindi se non ci fa uscire adesso, vorrà dire che... beh, dovremmo soffrire un po'. E per soffrire un po' vuol dire cercare le scale da soli. Invece se è diverso da Portale sull'Infinito, bisogna uscire una volta finito il dungeon. Se è così, io dovrei avere un'evarisfera, almeno spero, perché altrimenti siamo qui 100 anni. Riolu. Grazie, Riolu. Oh no, non voglio affrontarti. E dov'è la diamine di scala? Non è qui. Sarà qui sopra, è l'unico posto che manca. Insieme a quell'altro qui a destra. Ok, dicevo, quell'altro qui a destra. Ora. Sì, voglio uscire. Grazie. No, oh, perfetto. Quindi è come portare sull'infinito. No! Ragazzi, ho una cosa importante da dirvi. Ho parlato con il capo. C'è una novità. Partiremo per un'escursione tutti insieme. Oh, un'escursione. Quando? Quando? Tra 2 giorni. Vedrete, sarà fantastico. Yuppie. Tonks, un'escursione. Non vedo l'ora. Benissimo, grazie a tutti. E adesso... buon appetit! Il mattino dopo? Très bien, mes amis, tutti al lavoro! Sì! Allora, tra 2 giorni c'è un'escursione, eh? Probabilmente tra 2 giorni, nel prossimo episodio, cominceremo l'escursione. Intersfera nel geoglobo, tanto per aggiornarla. E non hai punti sufficienti, lo sappiamo già. 400 punti, ci manca ancora un bel po'. Ok, quindi mi preparerò off camera. Un attimo, facciamo la nostra solita routine di vedere se ci sono Pokémon nuovi qui a Brusilia, eccetera. Tanto per vedere, sì, ce ne sono un po'. C'è un Tylo. Sto mettendo a punto una mossa micidiale. Per adesso sono soddisfatto del nome. Tylo Furia, guarda! Sicuro che non sia Tylo Furia, comunque. Tutti vanno matti per le mie orecchie. Tu hai del... oh mio Dio. Ha delle orecchie? Davvero? Sono quei cosi che hai sulla testa? Comunque. Jumpluff. Mi piace sentire l'aria che accarezza i miei batuffoli. Ok. C'è anche Crocodile qui. Questo mondo è marcio fino all'osso. Ok, qualcuno... forse aiuterò Why Not, sapete? Perché? Beh, Why Not? Ok, detto questo, io vi saluto e ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Super Mystery Dungeon. See you next time, mes amis.